Ciao a tutti, bentornati su Pokémon Spada, io sono Sean e oggi continueremo il nostro viaggio. Nello scorso episodio abbiamo battuto Ginepro e abbiamo ottenuto la nostra settima medaglia. Ora ci dirigeremo verso la nostra prossima palestra, che è ottava. L'ottava palestra, capitanata da Laburno, maestro dei tipi drago. Quindi lasciamo Roserade, sa mai che si allena un po', e andiamo avanti. Tunnel percorso 9. E fatemi passare. Nonnetta, fammi passare. Ok. Attraversa il tunnel percorso 9, vai a Knuckleburg. Sean, non immagini che è successo. Dov'è Dandel? Un'esplosione gigantesca e poi è apparsa una luce rossa e tutti i Pokémon selvatici della zona si sono dynamaxizzati. Guarda, dai un'occhiata alle notizie. Vedi, parlano di Dandel, guardalo, è proprio piuttosto che ci sia. Dandel e suo Sarizard sono stati straveloci nel dominare il Pokémon dynamaxizzati. Mio fratello si riconferma il più forte di tutti. Dai Sean, andiamo da lui. Allo stadio di Knuckleburg, presto. Ma Knuckleburg ora non mi ricordo, ma è lì che c'è l'ottava palestra? Non mi ricordo. Ti si legge in faccia che sei forte. Mi faresti l'onore di concedermi una lotta? Non è che posso dirti di no, purtroppo. Ma almeno alleniamo un po' Roserade. Doublade acciaio acciaio spettro. Quindi Roserade, non sei affatto il tipo giusto. Ci mettiamo direi Scrafty. Ahi, questo non me lo aspettavo. Area assalto. Noi invece andiamo di Sgranocchio. Resiste. Difesa speciale. No, difesa non diminuisce. Di nuovo assalto. Lui ha tre Pokémon. Sto bigolozzo. E Doublade va giù. Arroganza come al solito. Roserade è 45. Passimian. Non ricordo, mi pare sia un tipo lotta. Non mi ricordo, proviamo a far breccia. Che tipo è lui? Forse è un tipo erba. No, non è un tipo erba. No, non ricordo comunque. Di nuovo arroganza. Poltergeist, non so chi sia, ma suppongo dal nome sia un tipo spettro. L'evoluzione della tazza da tè. Sgranocchio. Bene. Ciao Dawson, grazie per esserti intrattenuto con me. Arrivederci. Ma dove dobbiamo andare? Sempre dritto di qua. E siamo arrivati a Knuckleburg. Ma direi che andiamo subito a sfidare Laburno, ragazzi. Sì, forse un pochino di livello bassi. Di livello basso sono forse, perché siamo sul 45-46 come livello. Forse dovremmo allenarli un pochettino di più per far arrivare almeno al 48-50.
Ma no, direi di andare così, dai. Va bene così. Ecco, tutti lì che mi aspettano. Ehi, qui, da questa parte. Ehi, ciao Sean. Dandel, tu e tuo Charles siete stati fenomenali come sempre. Avete sbagliato quei Pokémon dynamaxizzati in un battibaleno. Non per niente sono un campione invincibile, no? Piuttosto, come è potuto succedere? È apparsa una luce rossa. E all'improvviso i Pokémon hanno cominciato a dynamaxizzarsi al di fuori dei punti energetici. Ma com'è possibile? Vai a saperlo. Proprio non capisco che sta succedendo. E non abbiamo nemmeno modo di prevedere se o quando quella luce rossa apparirà di nuovo. Oddio, è arrivata la vecchia. Come si chiama che non mi ricordo? Flora, Flora. Ok, è stata convocata dal presidente Rose. Daremo una mano anche noi. Thank you, miei cari. Apprezzo davvero il vostro spirito, ma l'unica cosa che vi chiedo è di affrontarmi in una finale strabiliante. Penserò io a proteggere il vostro futuro. Va bene, fratellone, d'altronde sei tu l'invincibile campione di Galar. Ok, quindi cosa dobbiamo fare qua adesso? Subito, perfetto. Bene, ci tocca affrontare. Eccola lì. È una palestra un poco insolita. Lui è di tipo drago, quindi mettiamo davanti lui che è drago. Anzi, alleniamo un po' Process che è di livello un pochettino più basso. Chissà la sfida che ci attende. Stadio di Knuckleburg. Sei quasi al termine della lunga sfida del palestra. Sei pronto ad affrontare lo stadio di Knuckleburg, presieduto dall'esperto di tipo drago Laburno? Non aspetto altro. In tal caso vai a indossare la divisa. Bene, ragazzi. Ultima sfida delle palestre nella regione di Galar. La divisa è la prova tangibile di tutte le vittorie che hai conseguito. Vedo chiaramente la tua determinazione. Va, Laburno e gli altri ti aspettano. Non allo stadio, ma nella sala dei tesori. Dobbiamo andare alla sala dei tesori. Ok, come mai è la sala dei tesori? Ok, eccolo qua. Sempre con lo smartphone in mano. Sono rimasto meno di 10 sfide palestre, pensa te. Dunque, Sean, lascia che ti spieghi la missione che dovrai portare a termine. Le regole sono semplici. Devi sconfiggere tre allenatori della palestra allenati dal sottoscritto. E dovrai farlo sfidandoli lotte in doppio. Ah, ok, perfetto. Ci sono missioni di tutti i tipi nella sfida delle palestre e non sono per nulla facili. È normale che siano poche sfide palestre che riescono a superarle tutte. Arrivare fin qui non è un'impresa da poco. Proprio per questo mi aspetto di vedere combinazioni di mosse spettacolari dalla tua squadra. Benedict. Quindi lotta in doppio. Ci sta, almeno si fa un po' più in fretta sta cosa. Benedict il rapporto. Laburno mi ha insegnato due cose. Uno, quanto sono forti i Pokémon tipo drago. Due, come aumentare la loro potenza sfruttando il campo di lotta a va proprio vantaggio. Vediamo, sono curioso. Benedict, dai, fammi vedere di cosa sei capace. Pelipper è Sligo, ma Pelipper non è un tipo drago. Fortunatamente io ho Rocciotomba. Quindi andiamo di alito gelido su Sligo, che dovrebbe bastare, e Rocciotomba contro Pelipper. No, ha resistito, ma com'è possibile? Vediamo Rocciotomba invece quando toglie Rocciotomba. Aia, Drago Pulsar. Questa non me l'aspettavo. Contro lui però, non contro Flygon. Vento in coda. Quindi attaccheranno loro prima. Quindi proviamo a fare così.
Palla Ombra su Pelipper e Dragartigli su Sligo. Ecco, ora lo usa contro Flygon. Resisti. No, ha resistito. Sligo e KO. Frostless a 46, Flygon a 47. Super suono. Bravo Frostless che ha evitato. Andiamo di palla ombra ancora. E di rocciotomba che tanto non servirà. Perfetto, la prima sfida l'abbiamo battuta. E Togetica 53. Nelle lotte in doppio il divertimento raddoppia, ma lo stesso vale per i fattori da tenere a mente. Sei un poco scarsino, Benedict. Bella. Aspetta un secondo, bella. Curiamo. Va bene così. Analizza, analizza, analizza bene la tua sconfitta. Bella. Ninetales è stato... Ma che c'entra Ninetales? Va bene, va bene, va bene, va bene. Cosa fare in questa occasione? Direi di usare subito... Direi palla ombra su Tartonator e invece terremoto su tutti e tre. Sperando che... Oh caspita, ho usato quella cacchio di mossa guscio trappola. Perfetto. Scrafty a 48. Calci in volo. Chi la usa colpisce il bersaglio con una ginocchiata in volo. Se fallisce subisce danni. 130. Ma direi di no. Non amo le mosse che sono così poco fatte. E chi te la prendi con... Frostless. Ok, andiamo di palla ombra di nuovo e rocciotomba. Perfetto. Il tempo è imprevedibile. C'è una poetessa. L'ultima. Ora non so se cura totale ce l'ho. Che fortuna. Super pozione. E si va ad affrontare l'ultima. Chi è? Come ti chiami? Clara. Bene, Clara, vai. Abomasno e Acamo. Anche qui siamo un po' in crisi. Scendi neve, quindi cosa fare? No, devo cambiare tutte e due. Quindi direi di mettere Scrafty e Sciocchi. Anche se è un azzardo con Abomasno. Ombra Artigli. Aia, vento gelato, non su... Aia.
Va bene, vediamo di finirla alla svelta. Allora, finiamo alla svelta. Direi di Breccia con Abomasno e Etere Lama contro Acamo. Perfetto. ...46 Roserade, 47 Frozless... ...Fuoco Fatuo, no... ...Breccia... ...perfetto... ...Inteleon 47... ...Flygon 48... ...perfetto... ...ora suppongo che se la palestra è lotta in doppio... ...lo sarà perfino il capopalestra... Quindi devo modificare la mia coppia. Ora si va allo stadio, bene. Modifichiamo perché suppongo che... mettiamo Interon che mi dà più fiducia per il momento. No, dono segreto, ho sbagliato. Ok, possiamo andare. Sei tu dunque il primo sfida palestra che il destino mi ha riservato per questa sfida. D'altra parte non c'è da stupirsi, Dalda ha un occhio per il talento. Dalda è un grande campione, batterlo non è semplice. Sarò io il suo storico e potente rivale a darti un assaggio di cosa vuol dire affrontarlo. Preparati, perché oltre a manipolare le condizioni atmosferiche sono un asso nelle lotte 2 contro 2, infatti. Ti sottoporrò ogni genere di situazione testando la tua capacità di reagire. Vediamo cosa ci riserva Laburno. Cioè si fa i selfie mentre lotta, non ho capito. Buono, buono, siamo in vantaggio di tipo. Quindi se sono fortunato posso finirli tutti e due in un solo turno. Soffia vento, scatenati, tempesta di sabbia. Vediamo se sono fortunato con alito gelido su Flygon e direi acquapatto su Gigalith, che forse però ha vigore. Vediamo. Ha resistito l'infame alito gelido, vediamo. Lui non dovrebbe resistere perché, ecco, bravo Flygon, vai giù. Ok, Togetica 54. Ok, Gigalith levito roccia, che non, se non cambiamo Pokémon non dovrebbe darci problemi. E ora chi mette come suo terzo Pokémon? Sandaconda. Non ho idea di che caspita di tipo sia. Mi pare sia un terra. Quindi andiamo di alito gelido sperando che lo butta giù e andiamo di acquapatto per Sandaconda. Perfetto, avevo ragione, terra. Vediamo se alito gelido basta per buttare giù Gigalith. Resiste sto cane rognoso. Schiaccia corpo, mossa di tipo lotta. Questa ha fatto male, devo dire. Questa ha fatto abbastanza male. Bellissimo. Cos'è, un bitipo acciaio drago? Bellissimo, mi piace. Ora non utilizziamo il... direi di no. Direi di fare alito gelido sempre su Gigalith e acquapatto su Duraludon. Scateneremo la tempesta, trascineremo nel vortice l'intero stadio. Va col Dynamax. Si è fatto il selfie. Si è fatto il selfie.
cos'è? Un palazzo. Dobbiamo sconfiggere un palazzo. Acquapatto. Vabbè, vabbè, va bene. Mettiamo KO Gigalith. Mettiamolo al riposo. Frozen 48, Inteleon 48, Dynametallo tipo acciaio. Vabbè, ciao Frozen, non importa, sei stato molto bravo lo stesso. E ora io ti metto, direi Flygon, che è tipo terra e con terremoto può fare molto male a Duraludon. Direi quindi di dynamaxizzarlo e di usare Dynasisma. E invece tu usi di nuovo Acquapatto su Duraludon. Dovremmo sistemarlo in questo tour. Dai, finiamolo. Molto bene. Ok, attacca lui per primo con Acquapatto. Noi dovremmo metterlo a KO, dai. Mia, resiste, com'è possibile? Difesa speciale in aumento. Pure l'Inteleon. Gigalogoramento. Mossa di tipo roccia? No. E meno male che ci è aumentata la difesa speciale, perché mi sa che era una mossa di tipo drago. Non ci importa, perché ora facciamo... Dynadragone però non l'ho visto, peccato. Vabbè, più avanti lo vedremo. Tiro mirato e abbiamo vinto? Sì. E abbiamo vinto, abbiamo conquistato la nostra 8ª medaglia. E quindi siamo pronti per accedere alla Coppa dei Campioni. Perfetto. Bravissimo Flygon. Anche nella sconfitta resto affascinante, forse dovrei farmi un selfie, l'hai già fatto. Dopo questa burrascosa sfida il mio spirito è sereno come un cielo rischiarito. Cosa posso dire ora? Mi consideravo un rivale di Dandel pur non avendo mai ottenuto il titolo di campione. Che presunzione! Ti darò ciò che ti spetta, la prova del tuo trionfo. Ecco, la medaglia drago è tua. E voilà, abbiamo vinto tutte le medaglie di Galar. Ok, possiamo catturare Pokémon di qualsiasi livello. Non ti preoccupare, Dan, Laburno. Ci aspetta il campione. Ok, metti Vasto Impatto. Chi la usa attacca i nemici intorno con la sua robusta coda riducendo nell'attacco. Grazie. Andiamo da Coppa Campione. No, non mi interessa le terre selvagge per adesso. Salviamo. Concludiamo l'episodio. Bene ragazzi, vi ricordo di iscrivervi e supportarmi il canale. Attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i miei prossimi video. E noi ci vediamo a un prossimo episodio, che sarà quello che in pratica dovremo partecipare alla Coppa dei Campioni. Vedremo cosa ci attende, ragazzi. Ciao!